E ciao a tutti ragazzi, mi sto benissimo, mi sono fantastico, tipo oggi siamo in una specie di cose di grammatica, cioè visto che ormai, come sapete, hanno chiuso le scuole, sempre a tema coronavirus, circa fino al 3 aprile se non ricordo male, hanno fatto queste cose della scuola digitale che sono una figata secondo me, che ci mettono una vita. Lo sa bene, i professori mettono anche i voti su queste cose. E secondo me non c'è niente a copiare, ma io sono una persona buona e non copio. Quindi sto esercizio di grammatica tanto per testare, perché ho notato che nei miei video faccio un botto di errori grammaticali. Quindi voglio fare qualche esercizio. Ma questi qua che so, uso della punteggiatura, beh, non è che mi servono, credo. Morfologia, diciamo, visto che sia in seconda media e stiamo facendo l'analisi logica, io ripasserei l'analisi logica. Iniziamo con una cosa semplice. Faccio schifo. Io sono abbastanza bravo con l'analisi logica, però. Non si dice mai. Non si sa mai. Vuoi riprendere da dove hai lasciato? No. Giustamente perché ho fatto già questi cosi, però non su questo. Non si devono calpestare le aiuole. Si devono calpestare, vero? Capedicato verbale. Ah, comunque ragazzi, ci sta il tempo. Nel frattempo faccio. Comunque ragazzi, se siete tipo più bambini, se siete bambini voi, se di quarta elementare, quinta elementare, guarda queste cose che prossimo anno elementare, alle medie lo fate. Della tribù di che cosa? Mentre specificazione. Poi vediamo anche il mio risultato, poi mi voto da solo. Ok. Allora, stamattina sono arrivati i parenti dei nostri vicini. I parenti. Soggetto. Dei bambini. Correvano. Soggetto. Raccolto. Complemento oggetto. Ok. Aspetta. Ah sì. Ok. Mi piacciono molto le colline delle Marche. Specificazione. Le insegne dei negozi sono illuminate. Specificazione. Ma ne manca. E questa è l'ultima. Per colpa del maltempo l'isola è irraggiungibile. Brigata nominale. Via risposte. 20 punti. Ho superato il test. Ma qua, vediamo quanto ho fatto giuste. Allora, giusto, 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 giusto. Boh. Le ho fatte tutte giuste, perfetto. Sei riuscito a fare tutte giuste. Adesso facciamone una un pochettino più difficile, tipo questa. Allora, qua sono 20. Sì, sono 20. E dobbiamo fare uguale, praticamente. Ci sta anche il tempo, 20 minuti. Io penso che ci metterò minimo 5 minuti, perché 20 minuti di essere sommaro per farli 20 minuti. Nizza è la città natale di Garibaldi. Di che cosa? Quindi specificazione. Mio cugino. E mio cugino. Chi? Mio cugino. Soggetto. Quell'armadio di colore antico. È antico, predicato nominale. Ah, comunque, spiego questi. Domani scriverò una cartolina alla nonna. Complemento di termine. Come te l'ho determinato? Sul tavolo del salotto c'è un prezioso complemento. E di luogo, però. Ci sono due. Complemento di stato e luogo. Complemento di moto a luogo. Complemento di stato e luogo. Montagna. Dove a casa. Sarebbe moto a luogo. Io metto moto a luogo. Giulia non si cura del giudizio degli altri. Di che cosa? Ok. Perfetto. Mancano tre. No, quattro, scusate. Stamattina sono uscito da dove? Hanno mandato una lettera anonima alla polizia. A chi? Alla polizia. Ok, risposto a tutte le domande. Vediamo. Errori 2. Risposte corrette 18. Quindi 18. Quindi 18 su 20. Allora, vediamo. Questa qua l'ho fatta giusta, questa qua l'ho fatta giusta. Vediamo quello che ho sbagliato. Allora, ho sbagliato. Non mi è piaciuto il comportamento di Luigi in quella circostanza. Ah, giusto, perché il comportamento che non è piaciuto alla persona che lo sto dicendo, quindi sempre sì, soggetto. Che cosa? Giusto. Mi sa che era complemento di tempo. Vabbè.
una cosa difficilissima. Gli accenti. Adesso devo indovinare gli accenti, oddio mio. Nelle frasi che seguono alcune parole sono scritte erroneamente senza accento. Descrivile in modo corretto nei riquadri, rispettando l'ordine esatto in cui esce, in cui esse compaiono nel testo. Intanto cominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un guaio nello stomaco che somigliava moltissimo. Che cominciò. Adesso qui coco ho messo, che cos'è? Cominciò. Ma la pio, ragazzi, scoperchiarla per vedere cosa ci fosse dentro. La pentola era dipinta sul muro. Come restò? Era l'ultima, bastava dire era l'ultima, non dovevo leggere tutto. Questo Pinocchio, il naso. Era il naso, che era già lungo, gli diventò più lungo. Sembra nemmeno di quattro dita, sembra una cosa brutta. Diventò più lungo. Diventò più il naso, che era già... Ho sbagliato. No, aspetta, sto sprecando tempo. Aspetta. Devo usare le mie tattiche da hacker. Frugare per tutte le cassette e per tutti gli sbossigli in cerca di un po' di pane, ma non trovò nulla. Trovata. Verifica. Non ho sbagliata una, ho sbagliato l'ultima. Non ho sbagliato l'ultima. Fine. Ok, ho fatto 6, 5 su 6. Super difficilissima, oh mio Dio, che manco le superiori sanno fare questo. L'uso delle doppie. Raga, mi sto mettendo alla prova. Allora, sono 20 esercizi, ho mezz'ora. Oh mio Dio, quanto sarà difficile. Mi accompagni in stazione. Ho spolverato con cura tutti i Oddio, si è mobili o mobili? Mobili. Alexa, come si scrive mobili? Mobili è scritto Alexa, grazie. Ok, quindi con la B, una B. A volte succede, crede di avere sempre ragione. Dopo essere uscito, chiudi a chiave il cancello. Andiamoci dopo. Ah, devo cliccare tutti conferma. Ci devo cliccare conferma. Qua è grattugiato, rischiamo. Grattugiato. Il prode Orlando si è innamorato. Abbiamo visto un'esperienza indimenticabile. Dobbiamo avvisarlo. Vorrei una copia. Il mio cane adora andare a spasso. Devo subito correre. Qualche preoccupa... No, nozione. Allora, vediamo. Ne ho sbagliate due. Vediamo quale ho sbagliato. Ho sbagliato. Grattugiato probabilmente. Innamorato. Ho sbagliato quella là, suppongo. Vorrei rivederlo, ma non so come si può vedere. Ok, ragazzi, io concluderei qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bellissimo commento. Mi piace come al solito il video. Iscrivetevi al canale, attivare campanella di notifiche, seguirmi su Instagram, mi chiamo InstamanPower. Ovviamente lasciate like, lasciate un commento, io metto sempre qui vicino. Quindi come sempre, vi saluto. Ciao!